tutti e benvenuti in questa nuova video! Nani! Nani! Mamma! Oggi è il 30 di dicembre e niente, praticamente ho preparato la lista della spesa, l'ho trascritta su un foglio. Credi? Perché oggi pomeriggio con Giorgia andremo a fare la spesa per Capodanno. E niente, poi volevo portarvi un po' con noi, stare un po' insieme e darvi anche qualche news, dirvi i progetti che ho per quest'anno. Questi capelli sempre spiaccicati da questa parte, io non capisco perché. Comunque, e anche parlare degli obiettivi che ho per quest'anno che viene. Così ce li diciamo assieme. Adesso vi faccio vedere cosa ho preparato per pranzo. Sto preparando ceci e costine. E oggi mangiamo, adesso vado a mettere il sale e lo lascio cuocere ancora un po'. E niente, poi con Giorgia andremo a fare la spesa, come vi dicevo. Vi porterò con noi. Mi è arrivato il pacco di brochet che c'è pochissimo dentro, quindi ve lo faccio vedere in questo vlog, non farò un video a parte, ma sono veramente quattro cosine, quindi niente di che. E boom. Quindi passiamo anche questa giornata, questi ultimi giorni di dicembre li passiamo insieme. Dovrò anche finire di decorare la mia agenda, ma per quello lì vi farò poi un video a parte nei primi giorni di dicembre, di gennaio, così almeno se volete decorare, volete prendere spunto anche magari da quello che faccio io, che non è che sono super brava, potete farlo. Adesso vado perché c'è Pia che sta. Ed eccoci sulla macchina, pronti per andare a fare la spada. Se no a Capodanno non si mangia. Macchina molto bella. Sono i pinguini dentro la macchina. La neve praticamente se n'è andata, non è che sia durata tantissimo. Ce n'è ancora un po' su qualche macchina, tipo la nostra. La nostra, noi siamo così noi, perché non siamo usciti. Noi siamo trash, andiamo in giro con la macchina piena di tagliati. Perché noi ce lo possiamo permettere. E quando si scioglie che viene giù, che sono spaventi. Amari. Comunque dobbiamo andare a prendere l'acqua, comprare i pellet al Bennett, all'Eurospin e in un posto segretissimo. Molto segreto, in un bunker dove teniamo i contanti, i big boy. E quindi ci vediamo dopo quando arriviamo in uno di questi posti. Ok. Ciao, mamma! Ero peggio nei miei benzieri. Ho visto. Oh, guarda, ci sono le calzine da me. Guarda le calzine, guarda che bello. Oh, ci sono di Bing. Vedo di essere intrappolata ancora nei miei benzieri. Sì. Quanti? Uno. Tieni. Guardiamo se questo qui è senza glutine. Sì. Tieni. Dove sei? Dove sei? Cioè, almeno risparmiamo sul pesto. Tieni. La luna, quella lì è la luna, anche se sembra un lampione, in realtà è la luna. Wow, guardate, si è spostata, prima era proprio sopra il lampione, adesso invece è un po' più in là. Sta per caderci in testa. Poi guarda, da qua sembra rossa. È la luna di sangue. Dove sei, Manuel? Fatti vedere. Qua. Allora. Abbiamo preso l'acqua, come avete visto. Ho visto Vistus. Avete visto? E adesso finalmente
si torna a casa. Sono comunque le 18. Quasi, no, le 19. No, quello lì è avanti di un'ora. Perché okay, voi ne cambiate l'ora e non l'abbiamo cambiato. Ah, che triste. Quindi il segnale 19, ma in realtà sono le 18. Ma in realtà sono le 18. Penso andiamo a casa, così vi faccio lo svuota la spesa e vi faccio vedere anche quello che è arrivato con i brochet e poi vi faccio vedere anche cosa preparo per cena. Volevo fare una cosa, invece non la faccio oggi. Allora inebriami l'udito con che cosa vuoi fare per cena. E quindi la facciamo poi. Stasera mangeremo cordon bleu, hamburger e insalata. Udito inebriato. Perché volevo fare una crostata di zucca. Ah, è vero. Però, quindi con la pasta frolla salata. Però non ce la faccio. No! Perché devo ancora far cuocere la zucca, la devo sbucciare. La faremo per il 1° di gennaio, che così iniziamo l'anno con una bella ricetta. Iniziamo l'anno così, con la zucca. E quindi niente, e la stasera appunto con le zucche vuote. Mangeremo quello che vi ho detto. Ma le nostre zucche vuote. Se continuiamo così. Sì. E niente, non abbiamo fatto tanta spesa. Ho riempito solo un carrello, sono stata molto brava. Ci sarà lo stesso impattimento. Beh, un po' di borse comunque da portare su ci sono. E anche lo svuota la spesa non sarà lunghissimo, però un po' durerà. Vabbè. Cerco di non andarmi a schiantare, ok? E quindi adesso io vi saluto e ci vediamo quando siamo a casa per farvi vedere la spesa. Siamo arrivati a casa e iniziamo subito dalle crocchette per il cane. Queste qui che prendo di solito per Oggi da 5 kg, pollo, riso e cereali premium, sono taglia ML della Radames. Poi lo Scottex, questo qui della Soft Dream, quello che prendo sempre, due veli, quattro rotoli. Poi ho trovato queste tovagliette che in realtà sono più per Natale, in realtà, però siccome non abbiamo la tovaglia per Capodanno ho pensato di prendere queste tovagliette che sono così con le palline e sono sul dorato e quindi sono carine per appunto per Capodanno. Sono due rotoli da 80 tovagliette l'una, due veli. Poi ho preso i cordon bleu che vi dicevo prima, ne ho presi 6 perché questi qua piacciono anche a Giorgia, quindi invece delle spinaccine ho preferito prendere i cordon bleu, li mangiamo direttamente stasera per cena. Poi un gorgonzola dolce, qui ce n'è una ma ne ho prese 4 di confezioni di tonno al naturale. Mascarpone ne abbiamo presi 2 e poi l'insalata cuori di iceberg che andiamo a mangiare stasera. Di questa ne ho prese 3. No, di quelli di iceberg ne ho presi 2 e poi ho preso una valeriana. Poi abbiamo preso 4 confezioni di spinaci porzionati. Poi 4 pacchi di gnocchetti di patate, questi qui da mezzo chilo che così vanno bene anche per Pia. 4 pacchetti di zucchero grezzo di canna, 4 pacchi di besciamella, 2 pacchetti di panna da cucina e 4 pesti, questo qui per reale per la pasta. Poi una rete di limoni, 2 pacchi di mozzarella 4x125, poi un gel per lavastoviglie multifunzione da 40 lavaggi, questo qui liquido della Dexal. Poi 4 litri di latte, questo, no, 2 li ho presi così azzurri e poi 2 ho preso quello scremato, poi dopo ve lo faccio vedere. 3 o 4 non mi ricordo, siamo a 4 di pancetta affumicata a cubetti. E poi le patate, queste qui classiche, ne ho presi 2 pacchi da 2 kg perché il pacco
da 4 kg non c'era più, perciò ho preso queste e vanno bene lo stesso. Poi ho preso queste vaschette in alluminio, vabbè, con coperchio, per ci serviranno per Capodanno, perché non ho una teglia abbastanza grande, quindi ho preso queste qua in alluminio. Poi dovrò prenderla, stavo pensando di prenderle o in ceramica o in vetro. Consigliatemi voi se sono meglio in ceramica o in vetro, delle teglie per fare la pasta al forno, per fare le torte, perché quelle lì in alluminio mi si rovinano e queste qua sono uno spreco comunque, quindi non mi piacciono. Però adesso nell'emergenza, diciamo, le ho prese. Poi ho preso due cavolfiori, li abbiamo messi in due sacchetti diversi perché si sono rotti i manici, e poi una pizza di questa qui grande, per una mozzarella per pizza di questa qui grande da un chilo. Poi ho preso due pacchi di sedani rigati, due pacchi di pennette rigate e due pacchi di mezze penne rigate e due confezioni di Wustel, questi qui della Tobias, nella confezione blu. Poi ho preso due pacchi di lasagne, queste qui nella confezione un po' più rigida, da 12 sfoglie, della pasta all'uovo, questa qui delle Tremolini, che è molto molto buona. E poi ho preso qua 5 confezioni, sì, di hamburger, questi qui di tacchino. Poi ho preso due di salsa tonnata, poi una acqua ossigenata, un disinfettante, il latte quello scremato che vi dicevo, due, una confezione di olive verdi denocciolate, 8 passate di pomodoro e 4 confezioni di grana padano, questo qui da 200 grammi, e una confezione di carote. Poi 6 confezioni di questi bastoncini di surimi surgelati che ci serviranno per domani. Poi un pacco di fusilli da 1 kg per la gioia di Giorgia, 2 barattoli di maionese e l'aranciata, questa qui dell'Eurospin Nara. Poi un pacchetto, perché era l'ultimo rimasto, di cavolini, questo mix di snack è l'ideale per il tuo aperitivo, perché domani facciamo anche aperitivo, una bottiglia di cola e una bottiglia di gassosa. Poi 8 di fiocchi di latte, 3 di uova, questi qui 10 medie, e poi una confezione di classiche croccanti, e farò anche popcorn per Maurizio e Gabriele per domani, per appunto come aperitivo. E per finire le crocchette per Olivia, queste qui delle ricche di pollo con tacchino taglia S. Tutto questo all'Eurospin. Adesso vi lascio lo scontrino. Per prendere il pesto, questo qui per Maurizio e Gabriele senza glutine, e i surimi, questi qui bastoncini del sapore di granchio senza glutine. Al Bennett abbiamo preso solo questo. Vi lascio qui subito dopo lo scontrino, come sempre. Adesso, prima di preparare la cena, tanto facciamo veloce, volevo aprire con voi il pacco di Verochet, così vi faccio vedere quello che c'è all'interno. Adesso lo apriamo un attimo e poi vi faccio vedere. Allora, ecco cosa c'è dentro.
Queste cose qui fanno parte di un set che mi ha comprato una signora che abita qui vicino a me. E dentro c'è la crema antirughe nutrizione. Poi questo qui che è una crema sempre antirughe, 30 oli preziosi e olio di mille rose. Questo qui è per gli occhi. Questa qui è la crema da giorno. E poi c'è questa qui che è una crema detergente ultra nutriente. Poi in più ho preso questa palettina, l'ho presa per me negli in altri colori, a differenza di quelli che ho già. Ho già oro, colori sul tipo mattone, così oro. Adesso la apro e vi faccio vedere. Ecco, è così. Argento, grigio e sembra blu. Nero. Ma non è nero. È nero. Non è nero. No. Si vede se è blu o nero. Vabbè, comunque è molto carina, mi piaceva. E così almeno posso andare a fare un make-up un po' più completo. Poi una borsina, questa qui l'ha mandata l'azienda. 17. Un catalogo 17. Che come potete vedere è partito il 23 dicembre, scade il 27 gennaio. E poi già in super 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 anteprima l'album 1 che parte dal 28 gennaio. Non vedo l'ora di sfogliarlo. E poi questa che e poi questa qui che è la pochettina, diciamo, del set dove metterlo dentro. E poi ancora, sempre io ho preso, perché le bambine hanno le labbra secche, soprattutto d'inverno. Sai, qui metto le mani rosse. Ho preso mora, perché in realtà interessava a me. Poi lampone. Poi karité. E cocco. E basta, questo qui è tutto quello che è arrivato di Yves Rocher. E niente, adesso vado a preparare la cena, metto a posto queste cose e preparo la cena. Qui è il disastro che c'è dopo cena. Adesso, mentre tutti sono di là, io metto a posto questo delirio. Non vi faccio vedere perché tanto... sono sempre le solite cose, ma vi farò vedere dopo quando sarà tutto in ordine. Così lo levo dalla scatola e vediamo insieme com'è. Aspettate che metto un po' di luce perché non si vede un'acca, sennò. Tanto qua ho già messo in ordine, lì vedete ho messo in ordine e qua c'è solamente più il robottino. Lo Scottex è quello che ho usato per pulire. Vai a buttare questo nella borsa della carta, grazie. E volevo, aspettate, no? Perché se no non riuscivo a tirarlo fuori. Eccolo. C'è anche il libretto delle istruzioni. Molto bello. E questo qui è fatto così, è piccolino, perché... Perché appunto c'è scritto... C'è scritto anche sopra la scatola, mini tita tutto. Infatti. Però va bene, tanto non è che... A noi ci serve il mini. Ecco. È davvero carino. Adesso prendo il telefono e ve lo faccio vedere da vicino.
qui si apre alla maniglietta. Le lame sono fatte così, si tirano via a pressione. Ovviamente è tutto smontabile, se no uno come lo lava. Poi qua c'è il lucchetto aperto e lucchetto chiuso, low, high. E basta, tutto qui. Però mi piace molto, è carino, piccolino, poi non è che... Ok. Quanto è bella. Ok, ho provato a chiuderla. Ha due ganci, sia uno da questa parte che questo che è di qua che è entrato dentro, quindi il coperchio si può mettere tranquillamente come si vuole. Molto 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 carino. Adesso lo andrò a mettere lì sopra e poi l'altra cosa, invece poi c'è il frullatore, quello lì invece poi starà nel cassetto come l'altro, ma i cassetti li mettiamo a posto domani, mentre le preparazioni magari cuociono così, andiamo a mettere a posto i cassetti perché sono, guardate, da mettersi le mani nei capelli, così butto via anche delle robe che sono rotte, metto dentro le cose nuove e poi andrò anche a guardare il... il libretto delle istruzioni, ma cioè non è che ci va una scienza, insomma, però lo tengo dentro la scatola, poi lo metterò sopra il mobile, così almeno nel caso ne avessi bisogno lo posso andare a prendere, oppure la porto di sotto, penso la porterò di sotto. Per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbiamo tenuto compagnia. Qui sarà l'ultimo video di questo 2020. Io vi auguro veramente ogni bene, comunque gli auguri bene ve li faremo poi domani tutti assieme. Qui c'è anche Giada che vi vuole salutare. Ciao. E ci vediamo l'anno prossimo, ciao. 1 2 3 come on.